Buongiorno, allora oggi non vi faccio vedere il mio faccino, ma vi mostro di nuovo le mie agende. Per chi mi segue, per chi ha già visto i miei video precedenti, sicuramente avrà visto che io avevo fatto il video sull'agenda su come organizzare la mia Moleskine. Ma da poco ho deciso di prendere questo bullet journal da Tiger e io lo trovo fantastico, vi giuro. A me piace tantissimo, mi piace soprattutto perché all'interno, come potete vedere, è puntinato. Vedete che è puntinato? Niente, oggi sono qui per mostrarvi entrambe queste agende, perché ho deciso di utilizzare entrambe queste. Per lo studio ne utilizzo un altro. Ho deciso di spiegarvi un attimino come le riarrangio. Allora, innanzitutto è inutile che vi parli di questa agenda, perché già ve ne ho parlato tantissimo, insomma, di questa agenda. Io qua dentro, questa agenda qui, ci pianifico di tutto. Cioè, davvero, scrivo tutto quello che devo fare, gli impegni che devo prendere, tutte le cose programmate, lo sapete già. E ovviamente nella parte destra scrivo le cose random, delle cose che io devo effettivamente fare. È più un'agenda pratica, diciamo così. Tipo anche le cose per tipo organizzare i video, tutte queste cose qua. Però ho deciso poi di spostare le cose, perché sennò veramente non mi sta dentro niente. Ho deciso appunto di organizzarla così, sono contenta così e mi piace tantissimo. D'altra parte mi piaceva anche l'idea di utilizzare comunque un bullet journal. Il mio bullet journal, a dir la verità, non è come tutti i bullet che voi trovate sempre nei vari video, insomma, dei vari canali. Perché io qua dentro ci pianifico, è vero, però è più legato alla sfera personale. E mi sono presa l'impegno di utilizzarla esclusivamente come mi pare e piace, dato che comunque sia voi potete farlo, insomma, come volete voi. Principalmente ci metto le cose sia di YouTube, quindi programmazione dei video, eccetera, eccetera. E poi ho dedicato determinate pagine che adesso vi faccio vedere, però è totalmente diverso. Ho deciso di crearla in maniera molto minimal, che sia più funzionale che altro, perché mi sono anche un po' rotta di fare troppi ghirigori. Intanto questa agendina qua io l'ho pagata 5 euro da Tiger. La prima pagina l'ho lasciata libera perché dovrei metterci altro, ma adesso non lo so ancora. Questa è la prima pagina, come potete vedere. Sono molto fiera perché, nonostante tutto, è molto semplice, ma mi piace tantissimo come pagina. E niente, ho voluto riarrangiare questo, che veniva dal mio vecchio bullet journal, che è un disegno che avevo fatto a Natale dell'anno scorso, insomma. Ho voluto mettere un indice che non so se utilizzerò, forse più per bellezza che altro, però magari ci scriverò. Devo scriverci piccolino perché ho tenuto solamente due pagine. Ho messo insomma, la pagina delle mini leggende, ecco. Anche se qua ci dovrebbe essere un color code che dovrei mettere successivamente, qualora dovessi usare, cioè mi servisse per pianificare le giornate, eccetera, questo lo utilizzerò, altrimenti non lo utilizzerò. Però almeno, insomma, patti chiari, amicizia lunga, io ce l'ho qua, posso utilizzare questo e buon. Questa pagina invece, a mio parere, è molto molto importante. Perdonatemi se poi la oscurerò, insomma, perché comunque penso che sia anche abbastanza personale. Ma sono i miei goals in 10 years. Quindi dai 23 ho fatto ai 33 anni. Io adesso sono nella fase dei 26 e diciamo che me ne mancano pochi per arrivare a 33 e devo assolutissimamente fare tutto. Mi piace tantissimo guardare questa pagina, perché sarà simpatico vedere poi, quando arriverò ai 33 anni, che cosa combinerò effettivamente. Questa è un'altra pagina che ho deciso di inserire, ed è appunto la pagina dei Level 10 Life, ovvero significa guardare queste tabelline qua ogni 3 mesi ed effettivamente metterci una casellina, insomma, annerire una casellina o colorarla nel momento in cui succede un qualcosa di speciale per ogni classe che voi fate. Io ho messo famiglia, amici, productive è il fatto di essere produttiva, help significa il fatto magari di fare un gesto di aiuto nei confronti di qualcuno, focus, vabbè, il focus lo dice la parola stessa, out of comfort zone. Questa è una cosa molto particolare di cui adesso vi voglio anche parlare, perché io questa pagina l'ho lasciata libera proprio perché volevo mettere una frase che mi ha detto una mia cara amica, tra l'altro, e infatti gliela rubo assolutissimamente. Ci sono delle pagine vuote perché devo ancora riempirla con magari citazioni e cose del genere. Travel e new skills. Io l'avevo iniziata da luglio, ho contato, insomma, dato che adesso siamo a settembre, da luglio che cosa mi era successo, magari qualche episodio, insomma, cose del genere, e ho deciso di, appunto, dato che mi è successo, di annerire con una casellina tutto. Fra 3 mesi ricontrollerò e vedrò se, che ne so, se sono stata
productive piuttosto che se sono riuscita ad uscire dalla mia comfort zone, insomma tutte queste cose qui. Qua, in questa pagina qui, già vi dico che mi piacerebbe scriverci, ma dopo lo farò, poi ve lo farò vedere, magari in qualche storia su Instagram. Voglio scrivere assolutissimamente la frase "Your comfort zone will kill you". È una frase che mi piace tantissimo e ha una storia particolare che però non interessa a me e ovviamente quindi non ve la racconto, però credetemi che è molto particolare. Mi piace tantissimo perché il fatto che spesso noi siamo molto più a nostro agio nella nostra comfort zone, tante volte non ce ne accorgiamo nemmeno. E il fatto che la comfort zone è vero che ci fa trovare a nostro agio e tutto quanto, ma ci rende delle persone statiche e noi siamo delle persone dinamiche. E dobbiamo esserlo all'interno della nostra vita. Ed è per quello che mi voglio sempre ricordare a me stessa, magari di fare un qualcosa di diverso, di uscire semplicemente dal mio piccolo recintino e di fare altro, di fare un qualcosa che non ho mai provato, di fare qualcosa di totalmente diverso. C'è la mia wishlist che in ogni bullet journal io aggiorno e comunque sia è ancora insomma in fase da essere spuntato. Qua invece ho i miei goals, a dire la verità li devo ancora aggiungere, quindi sono quelli del 2018. Ho deciso di creare questo calendario qua, in cui oggi ne ho sbagliato gennaio e febbraio perché ho messo 2017, ma voi non guardateli, però ho deciso appunto di creare il calendario. E poi qua ho messo la fase "things I should do more often", quindi sono delle piccole cose che io dovrei fare maggiormente. Adesso ho scritto cinema per esempio, che magari a me piace tantissimo, non è che ci vado spesso. Poi ho deciso di mettere, di fare questa cosa qui, magari di leggerla ovviamente la mattina, che è una pagina dove sotto ci metto tutte le varie citazioni. Questo veniva dal mio vecchio bullet. E poi ho appunto queste specie di parole chiave: silence, affirmation, visualization, exercise, reading and scribing, che effettivamente mi sono ripromessa di fare, non dico ogni mattina, però una tantum di leggerla, insomma. Ho messo la sezione dei film e dei libri qui, e qua dei telefilm. Telefilm a parte perché guardo più telefilm, a dir la verità. Quindi ho deciso di utilizzare, ecco, vi faccio vedere anche questa cosa che è molto semplice, cioè come potete vedere non mi piace mettere troppi esagerati di rigori, ecco. Poi invece ci tengo praticamente tutti gli esami del primo anno. Qua ho lasciato una pagina vuota perché devo vedere un attimino che cosa fare. Qua ci ho messo delle scritte un qualcosa che mi ricordassero l'estate insomma 2018, molto semplice. E qua effettivamente arriviamo al mese di ottobre, come potete vedere, cioè davvero l'ho fatto in 3 secondi. Ho deciso di mettere sempre il future log qua, le note, e qua ho deciso invece di mettere lo stato sentimentale, diciamo, se sono felice, dal se sono felice felicissima al sono tristissima. Qua invece ci ho messo il mio habit tracker, che mi piace sempre tanto tenere. Qua c'è planning video e insomma tutte le idee per i video. Scusatemi se devo oscurare, ma insomma, cioè non avrebbe senso altrimenti farvelo vedere. Questo invece l'ho fatta io. È bellissima secondo me ed è tutta la settimana, è tutto praticamente una view insomma mensile. Non posso farvi vedere queste pagine successive perché sono la pianificazione praticamente dei miei prossimi video che devo fare, quindi boh, mi sembrava un po' sbagliato farvelo già vedere. E niente, ho deciso appunto di riarrangiarlo così. La cosa stracarina di questo, devo ancora finirlo ovviamente, è che qua in fondo ci sono praticamente dei sample, boh, a me piacciono tantissimo, che loro vi consigliano ovviamente. Guardate che bello questo, come ho fatto bene, io il mio l'ho fatto, cioè l'ho fatto proprio male. Anche come è organizzata appunto la settimana, fatta così con la casellina, per appunto decorare al meglio, è fatta bene, mi piace soprattutto perché, forse non ve l'avevo detta, forse penso si chiami grammatura della pagina, è abbastanza spessa, vedete? Cioè è molto più sottile la Moleskine, se ci pensate. La Moleskine è strasottile, si sente anche, vedete? Vabbè, a me sinceramente il bullet organizzato così e combinato con l'agenda mi piace tantissimo. Spero insomma di avervi dato comunque un'idea utile, ecco, perché per chi ovviamente vuole tenere sia il bullet che l'agenda. Ripeto, io questa qui me la porto in giro, fuori, sempre. Questa ovviamente no. Spero che questo video appunto vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Tantissimi baci. Cheers!